Bentornati a Montemarsano, oggi finalmente andiamo a cominciare il lavoro per fare il recinto elettrico. Cosa succede? Per fare il recinto elettrico nella parte che ancora non era elettrificata, motivo per il quale gli asini mi hanno distrutto tutte le piante da frutto. Vi lascio qua in alto sulla destra il link del video se non l'avete visto. L'idea è quella di andare a mettere un pannello, per ora uno, pannello fotovoltaico sopra questa, cos'è, una baracca, un monoblocco, chiamatelo come volete, dove all'interno andrò a mettere tutta l'elettronica e l'elettrificatore. Sono appena di fianco al recinto, quindi sarà semplice per me collegarlo a questo punto. E quindi dopo la corrente elettrica andrà in entrambe le direzioni. In un secondo momento metterò comunque, dovrò inventarlo perché sembra che non esista sul mercato, metterò una sorta di tester su dalla casa, che è il punto più lontano, per vedere se c'è corrente elettrica, in caso che non ci sia, che mi arrivi una notifica sul cellulare. Facciamo un recinto smart. Questo è uno dei tanti pannelli che ho preso usati. Uno l'avete visto, è quello che ho messo sulla statua internet. Vi lascio anche di quello il video qua in alto sulla vostra destra. Secondo me uno è sufficiente per fare il lavoro che devo fare del solo elettrificatore. È un pannello da 235 watt. Vi faccio vedere come intendo montarlo. Dai, venite, su. Ok. La soletta è portante, quindi ho trovato questi due traversini, li taglio a misura e si incastrano perfettamente sotto la lamiera. Ok, quindi già di suo dopo saranno ben fissati, ma farò in più un forellino in questo punto con una vite su entrambi i lati, tanto che sia fermo. Quindi dopo, avendo questi due traversini, potrò posizionare il pannello nell'inclinazione che voglio. Andiamo comunque a vedere. Prima cosa, andiamo a tagliare a misura. Pompatina d'olio sulla catena. Provo a portare sul pannello, mi date una mano? Adesso mi devo ricordare come sono la scala qua, se no se vado su di là. Le punte che non tagliano. Bene, qua dopo andrò a mettere un terzo traversino per poter mettere un supporto qua, e questo supporto vado su questo traversino. Andrò a fare un forellino lì, un forellino là, per fissare il pannello con due vitoline. Questo è temporaneo, dopo ne metto due più robusti. Perfetto, robusto a sufficienza, domani cominciamo a fare l'impianto elettrico.
Altro giorno, altro regalo, non vi ho annoiato facendovi vedere buco, fascette, tutto. Comunque ho messo questo tubo con dentro due fili, dopo vi faccio vedere giù dove metterò l'impiantistica e le batterie. Quindi adesso andiamo a collegare il pannello fotovoltaico, così sul tetto non ci devo più venire. Approvato? Questo tubo lo andrò poi a fissare. Qua mi arrivano giù i miei due fili, farò due forellini in questa parete in basso, poi li vado a siliconare. Metterò l'elettronica qui all'interno, utilizzerò queste due batterie che sono di recupero, erano della macchinina elettrica del babbo, le abbiamo cambiate perché non erano più efficienti, però probabilmente per fare il lavoro che devo fare potranno darmi ancora qualche anno di vita. Male che vada, ne comprerò nuove. Al di sopra metto un'altra cassettina, poi un'altra, farò una sorta di scaffale con queste cassettine di plastica, quindi anche qua recuperiamo quello che troviamo in giro per strada. Dove metterò momentaneamente un caricatore di batteria, semplicemente, tanto il mio elettrificatore può essere alimentato a 12 volt. In un secondo momento andrò probabilmente a mettere un inverter da 1000-1600 watt per dare la 220 a questa baracchina. Ok, qua ho fatto due forellini, sono entrato con i fili che arrivano dal pannello sotto le batterie, qua sopra adesso dopo vado a fissare con delle fascette, andrò a montare il regolatore di carica e in un secondo momento un inverter. Sopra metterò un'altra cassetta che sarà quella per il sapone da lavarsi le mani. Questo è un modello della EA Sun, non l'ho mai utilizzato, è una marca cinese, però ne vendono tanti e sembrano abbastanza professionali. Sotto c'è la morsettiera, quindi abbiamo abbastanza spazio. Ingresso pannelli fotovoltaici, batteria più, batteria meno e output semplice. Viti e corredo sono troppo corte, ci mettiamo una fascetta temporanea. Come dicevo in un altro video, una fascetta salva sempre la vita. Batterie ne colleghiamo due in parallelo, quindi da tenere i 12 volt. Bene, regolatore di carica fissato e elettrificatore fissato. Vi dico due parole su questo elettrificatore della Voss Farming. Allora, marca tedesca, ottimi feedback, si vede che è proprio un prodotto di qualità, lo si sente solo dalle plastiche. Questo è a 12 volt. Vendono anche il kit per poterlo attaccare a corrente normale, ma a me serviva appunto 12 volt. Non so se questa marca produce anche articoli già con il suo pannellino fotovoltaico incorporato e quant'altro, però attenzione a quei prodotti lì,
perché sono poco potenti. Cioè, alla fine, quel che è importante, il dato che voi dovete tenere in considerazione, oltre al fatto che sia una buona marca, perché se prendete magari un prodotto cinese vi dice 10.000 joule, quando invece magari ce ne ha 100, quello che conta sono effettivamente i joule. Joule non è altro che la potenza, la forza, quindi questo qua è un 7,6 joule, che ha caratteristiche, se andate a leggere sul libretto vi dice anche quanti chilometri fate di recinto, ma anche l'unità di misura dei chilometri è fittizia. Cioè, ripeto, l'importante è la potenza. Perché è importante la potenza? Perché su un recinto dove ci nasce poi l'erbetta, ci arriva il ramoscello, ci arriva l'edera, lui scarica e dopo la potenza non è più sufficiente. Quindi, cosa che se invece avete 7 joule, che non sono pochi, voi andate a guardare su internet e solitamente ne vendono da mezzo joule, da 0,7, 1 joule, 1,2, 7 joule sono veramente tanti, perché non voglio essere lì che per ogni minima scarica a terra e dopo non ho più corrente, e voglio che quando il lupo arriva e si becca la scossa dice ok, qua è meglio starci la larga, perché quelle scossettine, cioè io quando ero elementari c'erano quegli accendini che tic tic che facevano così, no? Mi divertivo a prendere la scossettina nel dito. Il lupo, se gli date 0,5 joule, fa la stessa cosa. Con 7 joule vi garantisco che se voi la prendete una volta dopo starete attenti. Quindi Voss Cirrus 8 non costa poco, ma se volete da roba di qualità, chi meno spende alla fine più spende, ve lo garantisco. Quindi non costa poco, costa poco più di 200 euro il modello base, quindi 12 volte, e poi ci sono tutti i vari kit, la sua batteria, il suo pannello fotovoltaico, il convertitore da 220 a 12 volte. Vi lascio il link in descrizione, andate a guardarlo se vi interessa e ripeto, se dovete fare un recinto elettrico non badate a spese sull'elettrificatore, perché se no, ok, trovate un elettrificatore da 50-60 euro, se dopo poi l'elettrificatore non fa il suo dovere avete buttato via 50-60 euro, quindi spendetene 200, fate una cosa fatta bene e vi rimarrà per sempre. Questo tra l'altro può essere montato anche all'esterno e a tenuta stagna, io lo metto dentro, sono ancora più tranquillo. Già con due cassettini ho sistemato tutto quello che serve, quindi dopo eventualmente, quando avrò altre due o tre cassettine sopra da fare una sorta di scaffalatura, di fianco ci metterò un'ascia per irrobustire il tutto, ma anche per fare in modo che dal lavandino non arrivi degli schizzi sull'elettronica. Andiamo a completare. Allora, io momentaneamente ho già collegato le batterie, ripeto, due batterie da 12 volte in parallelo, sono andato ad alimentare il controller, attualmente sta caricando, abbiamo 14,2 volte con una carica di 1 ampere, ormai il sole è... sono le 6 di sera, quindi ormai il sole non fa più del tanto, comunque le batterie sono completamente cariche. Vado a collegare alle batterie l'elettrificatore, loro mettono queste forcine per metterlo in una batteria normale da macchina. Io adesso vado a fare uno spezzone di filo, vado a mettere il capicorda come quello, non voglio tagliare il filo originale, lo arrotolo, tanto che un domani posso utilizzarlo su una batteria normale. Perfetto, spezzoncino di filo, capicorda, innastrato. Quindi andiamo a mettere il negativo prima, che è là dietro, e positivo. Bene, il difetto di questo controller è che il display si vede veramente pochissimo, comunque siamo 14,2 volt. Bene, abbiamo portato il positivo all'esterno, è un filo di quelli col doppio isolamento.
Qua abbiamo finito. Non lo accendo, sennò prendo la scossa. Mettiamo il polo negativo attaccato alla rete, un qualsiasi punto della rete. E il positivo col cavo a doppio isolamento sopra al filo che porta corrente. Perfetto, è in funzione, vedete che dà la scarica, il LED dice che sta scaricando nel modo corretto, perché se fosse in dispersione il LED non si accenderebbe. Con il tester segna oltre 10.000 volt, quindi qua chiaramente c'è corrente. Adesso il giochino sta nel guardare che sia pulito il recinto, nel senso che attaccato questo filo che non ci sia un'eccessiva vegetazione, perché altrimenti scarica prima di arrivare su in cima, e poi andremo su a vedere alla casa, quindi al punto più lontano, se arriva a corrente a sufficienza. 10.000 volt si sentono, ma sarebbe sufficiente anche avere 4-5.000 volt. Vi faccio vedere cosa vuol dire avere 7,6 joule. Qua per circa 4-5 metri c'è una vegetazione incredibile, ortiche, non ci vado dentro che non ho del cespugliatore, che vanno attaccato al filo e si sente tic tic, si sente che scarica. Sebbene ci sia questa foresta, andiamo a vedere, abbiamo i pieni 12.000 volt e probabilmente anche di più. Il mio tester arriva solo fino a 12.000 volt, quindi anche con questa vegetazione che va a scaricare ho lo stesso la massima potenza. Ecco cosa vuol dire spendere qualche cosa in più ma avere prodotti professionali. Andiamo a vedere sulla casa adesso, quindi il punto più lontano. E guardate, qua siamo, sono venuto sulla casa, sono venuto nel recinto che gli asini mi avevano distrutto mangiandomi, rovinandomi tutte le piante da frutto. Si sente tic tic tic, cioè guardate che roba che c'è. Quindi non so, ci sarà 600-700 metri, forse di più, di recinto che scarica tutto in questo modo. Andiamo a vedere. Volt. Pur scaricando ovunque, si sentono dei tic ovunque, ho lo stesso 4.000 volt. Io non lo tocco perché comunque anche 4.000 volt credo siano sufficienti per farti fare un bel salto. Ok? Ormai è sera, domani vengo giù col decespugliatore, con la tronchesina, in mezz'oretta ripulisco tutto e dopo potrò rimettere qua gli asini. Grazie, buon Monte Marsano, seguitemi!